Dammi una Vespa e ti porto in vacanza, dammi la vacanza che ti porto in Vespa. È un po' questo il motto dell'esposizione Vespa fra le palme, inaugurata giovedì presso il Museo dell'Illustrazione Comica di Grottammare. Oltre 40 i modelli proposti al popolo delle vacanze, dalla primissima Vespa datata 1946, il pezzo più raro, ai vari sidecar originali, con tanto di decorazioni ed autoradio da collezione. La mostra è forse la più completa su tutto il territorio nazionale ed è stata fortemente voluta sia dal Consorzio Turistico Riviera delle Palme che dall'amministrazione comunale. L'esposizione però deve tutto ad una figura, a Marco Romiti, ex calciatore della Samb e proprietario della preziosa collezione. Gli chiediamo come è nata la passione per il ciclomotore più amato d'Italia. Ma l'idea è nata casualmente con l'acquisto della prima Vespa che era arrivata, diciamo, nella provincia di Macerata, quindi sentendo questo io mi sono incuriosito, amando le cose antiche, sono andato ad acquistarla. E questo, che anni erano? Qui parliamo degli anni 78-79, ma la Vespa era molto più vecchia perché era la prima Vespa costruita dalla Piaggio, quindi parliamo di una Vespa del 46. Notevole l'afflusso di turisti e di appassionati della Vespa che si registrerà presso il MIC. Alessandro Zocchi, il presidente del consorzio, ci anticipa anche un evento settembrino dedicato a tutti i vespisti. Per il 20 e 21 settembre abbiamo organizzato un raduno nazionale invitando tutti i Vespa Club d'Italia a visitare questa collezione che è unica in Europa e soprattutto creare un itinerario che possa portare tutti i vespisti a conoscere quelli che sono i comuni del consorzio turistico, ma anche altri comuni che fanno parte del Piceno. L'esposizione Vespa fra le palme rimarrà aperta fino al 31 ottobre. Un viaggio in un mito senza tempo che fece innamorare anche il mondo di Hollywood in sella ad un modello guidato da Audrey Hepburn e Gregory Peck in Vacanze romane.